E siamo tornati anche su Zelda. Beh, fa caldo, ve lo dico subito, quindi che bello questo posto. Maremma acetofenia. No, non si può. Non può scavalcare una cazzo di ringhiera. Link, sei troppo educato per me. Ma che schifo sta acqua. Ma che è. Arrivano quelli dell'ASL e ti fanno una multa. Sono proprio bravo a lanciare le cose. Ho una mira che guarda. Potrei andare a giocare a basket, altro che LeBron James. Oh noes. Cosa dovrò mai fare qui? Non ci dovrò mica trascinare sta cosa per passare dietro. No. Oh, ma guarda un po'. Ho aperto un varco. Che cazzo è quella roba? Che cazzo ha fatto? Una mossa di Kung Fu. Questi vasi servono per tornare più velocemente poi in punti più avanzati del gioco. Ah, poi piccola parentesi che mi sono dimenticato di dire all'inizio. È che essendo i dungeon un po' lunghi, cioè questo qui neanche troppo, però i dungeon sono piuttosto lunghi, non so quanto farò durare il video, cioè quando mi durerà la registrazione. Sapete che al massimo noi facciamo un quarto d'ora di video, quindi è possibile che dividerò il tutto in due episodi. Quindi non scassate il cazzo se non faccio vedere tutto subito, ok? Ok. Maronne, poi qui c'è un. Non so perché. Mi dà questi problemi alla visuale che sono a dir poco imbarazzanti. Mai avuti. Vabbè. Cosa è successo? Sono morto. Cioè, sono caduto nella lava perché. Ah, che simpatici. Ah, devo rifare tutto da capo, giustamente. Guarda, adesso possiamo andare a salvare il mondo e anche ad affettare i prosciutti. Ma che belli. Oh, pacco regalo. Tra tutto il bordello che c'è lì si capirà sicuramente. Vabbè, quelle ste robe qui che danno le gelatine serviranno per fare le pozioni più avanti. Siamo tornati nell'inferno. Sì, vabbè. Non è che sono di. È Dark Souls che mi incastro lì. Ma dai. Che ha fatto schiantare contro il muro dalla cattiveria. Salve Sauron. Questo qui è il cugino del tacchino che ci ha lanciati via. Stavo per essere fatto fuori da un lancio di ketchup. Ma che bello. Adesso possiamo andare a giocare a Minecraft. Grazie. Che poi la bussola funziona solo con il dungeon in corso, quindi. Cose utili. Yeah, ho trovato una chiave per non so dove. Ah già, ce l'ho davanti. Sono anche Pirlan. Scusatemi, ma stamattina non mi vengono proprio in mente stronzate da dire, anche perché, come ho detto, mi sono appena alzato. E non sto neanche giocando un gioco brutto, quindi non posso nemmeno inventarmi cose. Che. Insomma, avete capito, no? Vabbè. Trappolozzo. Addirittura ci sei solo tu. E ora come faccio? Troppa paura. Ah. Ah, madò. Quanto dovevi fare schifo? Cioè, ti hanno lasciato qui da solo? Mi dispiace. Di qua non si passa, eh? Sì, se riuscissi a muovermi. Me la prendo con i vasi perché è colpa loro se non riesco a proseguire. Ok. Poi mi spieghi come cazzo sei riuscito a ficcartici dentro, eh? Con calma, voleva farmi il trappolozzo. Ancora! Ma fate venire degli spaventi! Ah, ecco, dovevamo ricorrere alla violenza per far aprire le porte. Beh, bene, benissimo. Ottimo. Ma che bello. No, c'ha culo in fiamme.
Qualcuno gli tolga il peperoncino da lì. Te pareva, e quando mai? Ecco. Boh. Certo. Bene. Accadono cose. Ciao Pumba, sto bene. Bravissimo. Il più forte. Ma, vergognati! Vattene via! Dopo! Dopo! Stai zitto tu! Cazzo, sei un genio! E adesso possiamo fare Indiana Jones per davvero! No, wait, what? Dove cazzo sto finendo? Al livello dell'aranciata fosforescente. Cazzo, la stabilo, mi sembra. Non era quello che volevo fare, però è servito allo scopo. Il signore del labirinto. Allora avevo ragione che ci fosse Sauron. Che simpatico. Se non sbaglio, adesso ci manca una stanza che tra l'altro abbiamo lasciato via prima. Perché appunto non avevamo il rampino e quindi scivoliamo. Quindi dobbiamo tornare tutto indietro. Se non erro, poi posso dire le mie stronzate. Bene. Questa qui era la stanza che ci siamo lasciati prima. Bene! Si va verso il boss allora. Allora io direi, visto che sto registrando da un bel po' ormai, di chiudere qui l'episodio, così ci teniamo il boss per il prossimo che arriverà a breve. E magari sistemo un attimo le impostazioni del Dolphin, visto che è così gentile da spappolarci gli occhi per tutto il tempo in cui stiamo dentro la caverna. Quindi, io, i miei occhi disintegrati e Lonk che stranamente, ecco, appunto, stranamente non fa niente, vi salutiamo qui. Yeah!